Amici, buongiorno. Con questo nuovo video andremo a incontrare a Salò, sul lago di Garda, il Simone Maselli, che è General Manager del gruppo Lunelli, e in questo caso andremo nella sede di Tassoni, dove lui è l'amministratore delegato. Simone, buongiorno. La nostra prima domanda di rito è: chi è Simone Masè? Ma guarda, la domanda è semplice ma anche molto complessa, no? Perché quando si parla di se stessi è sempre difficile trovare delle definizioni precise, perché ci sono più aspetti, più dimensioni, più livelli probabilmente. Io credo di essere in primis una persona che abita e vive in questo pianeta e che contribuisce alla costruzione della storia, no? dell'umanità, come siamo e come facciamo tutti noi. Poi la mia persona, quindi io, è una persona che è cresciuta, che è nata a Trento, che è cresciuta nel nord Italia, ho avuto l'opportunità di laurearmi, ho fatto un sacco di sport, e da un punto di vista professionale sono diventato un manager. Mi è sempre piaciuto e ho sempre voluto fare il manager. Ho avuto la fortuna e le opportunità per poterlo diventare. Oggi, a 52 anni, mi sento di dire che sono soddisfatto di quella che è stata la mia vita. Non ho rimpianti. E rifarei tutto ciò che ho fatto e spero che in futuro io possa cogliere altre soddisfazioni a tutti i livelli, quei livelli che citavo all'inizio. Ecco Simone, la domanda è questa: come si fa ad arrivare dove sei arrivato tu? Cioè arrivare a un ruolo così importante che tu oggi ricopri? Per tutti, per i giovani, ma non solo, che guarderanno il video. Che tipo di indicazioni puoi dare? Ho avuto l'opportunità e la fortuna di riuscire a fare il lavoro che mi è sempre piaciuto, quindi il manager, in ambiti diversi, perché la mia carriera si è snodata attraverso diverse realtà, una realtà birraria con il gruppo Heineken, ad esempio, per lunghi anni. Ho lavorato nel mondo della moda, del fashion, ho lavorato nel mondo della pubblicità in Saatchi & Saatchi e da 3 anni e mezzo sono il direttore generale del gruppo Lunelli, quindi di nuovo nel mondo del beverage, non più birra, bensì tante altre belle cose, le bollicine italiane del metodo classico, il prosecco, l'acqua minerale, la grappa, i vini fermi, la cedrata Tassoni, e quindi anche il mondo dei soft drink. Quindi diverse industry da un lato, diversi ruoli, mi sono occupato di vendite, di finanza, di controllo di gestione, di trade marketing, di marketing e poi sai, salendo, come succede nei percorsi di carriera, si ricoprono ruoli sempre di maggiore responsabilità e anche di maggiore dimensione in termini di competenze, in termini di leadership nei confronti di diversi reparti e quindi ho avuto modo di ricoprire ruoli di amministratore delegato in passato e oggi quello appunto di direttore generale del gruppo Lunelli. Ecco, è interessante capire Simone anche qual è la tua modalità di gestione, cioè quali sono le 2 o 3 linee guida che tu metti in campo nella gestione d'impresa? Allora, anche qui credo sia un concatenarsi di più cose, no? Che vanno tutte in una certa direzione. Sicuramente ci vuole grande dedizione e grande passione per quello che si vuole fare e sicuramente ci vuole probabilmente una innata dote di leadership che deve essere sempre espressa come tale per coinvolgere i propri collaboratori, i propri team, affinché tutti si dirigano verso una direzione comune, no?
L'autorevolezza è diversa, sappiamo bene, dall'autoritarismo. In azienda io credo ci voglia più autorevolezza che autoritarismo. Bisogna sapersi circondare di persone valide, capaci, brillanti, che abbiano lo stesso spirito, la stessa visione del loro leader o del loro capo, chiamiamolo come si vuole. Credo ci voglia estrema trasparenza per far sapere all'organizzazione dove si vuole andare, affinché tutti poi contribuiscano, ciascuno in modo diverso e ciascuno secondo le proprie capacità e potenzialità, ma contribuiscano per muovere l'organizzazione verso quella direzione. Io spesso mi sono trovato in passato a interloquire con persone all'interno di grandi aziende che non avevano la chiara visione di quello che doveva essere poi il punto di atterraggio, no? O l'obiettivo da raggiungere. E mi sono sempre chiesto come può un'organizzazione raggiungere un obiettivo se chi popola quell'organizzazione non sa qual è l'obiettivo da raggiungere. Un tempo si pensava che l'informazione fosse potere di pochi, no? Lavorando per lunghi anni anche all'estero, devo dire che sotto certi punti di vista ho avuto l'opportunità di essere molto disincantato. Io credo che l'informazione sia fatta per essere divulgata. Questo non significa che tutti devono sapere tutto e che tutti devono diventare dei tuttologi, ma l'informazione nelle mani di pochi oggi, secondo me, è un metodo che non funziona più o che forse non ha mai funzionato. La delega alle giuste persone nei giusti modi, secondo me, è un fattore competitivo di successo all'interno di un'azienda perché permette la gratificazione delle persone e il crescere di queste persone. Quindi non credo nel potere assoluto concentrato in una sola persona che vuole fare tutto lui. Credo invece nel coinvolgimento di nuovo dei manager di cui una persona si circonda affinché facciano del loro meglio per costruire, no? Alcuni saggi del mondo del business dicevano: io non assumo una persona per dire a lei cosa fare, ma assumo una persona perché mi dica cosa dobbiamo fare. Che sono punti di vista leggermente diversi, difficili anche poi da mettere in pratica, ma che secondo me nascondono un fondo di verità. Ecco, quindi Simone, abbiamo capito che per te sono fondamentali la visione, gli obiettivi e il metodo. Sono poi quelle che risultano essere fondamentali, no? Per tutto quanto ho menzionato poco fa. Prima di tutto direi la visione. Ci deve essere una visione, la visione deve essere condivisa, la visione va costruita managerialmente, non viene calata dal cielo, né si legge sui giornali, né suggerita da chi che sia. La visione è costruita dalla proprietà di un'azienda, dai top manager di un'azienda o dai manager che lavorano in questa azienda, per un brand piuttosto che per un altro brand. Definita la visione, bisogna prefiggersi degli obiettivi chiari, specifici, che devono essere enumerati, bisogna saperli contare, quali sono gli obiettivi che voglio raggiungere, 1, 2 o 3, non l'essere vago, l'essere così astratto, nella speranza un giorno di poter dire: ah sì, ce l'abbiamo fatta, no? Siamo in un mondo di concretezza, io credo, concretezza di risultato che deve essere poi alla fine anche misurata e poter essere misurata. Per raggiungere questi obiettivi, quindi tra la visione e gli obiettivi, in mezzo ci vuole un metodo. Il metodo è fondamentale. Un gruppo di lavoro è diverso da una gregge di pecore, perché un gruppo ha un metodo, il gregge si muove un po' così alla rinfusa, guidato magari da dei cani pastore. Quindi il metodo è un qualcosa che i manager di nuovo devono conoscere, devono magari talvolta costruire, magari trovano già dei metodi che sono utilizzati,
Ed è un qualcosa che devono pretendere anche venga messo in pratica dai propri collaboratori. Perché di nuovo la squadra non è un gruppo, la squadra è un qualcuno dove ognuno ha un ruolo, è un qualche cosa dove ognuno ha un ruolo, ognuno sa cosa deve fare, ognuno sa che si deve muovere banalmente. Se pensiamo ad una squadra di basket, ci sono i vari ruoli, le varie posizioni in campo. Un gruppo di giocatori di basket messi in campo, puoi immaginarti che il risultato che può andare alla fine a sortire, no? Quindi visione, metodo, obiettivo, misurabilità degli obiettivi, comprensione di eventuali errori o opportunità disattese, per poi riprendere il giro, il circolo, e fare in modo che diventi un circolo virtuoso e non, come talvolta purtroppo succede, vizioso. A completamento di questo, se lo immaginiamo come un cerchio, come tu dicevi, dobbiamo considerare l'innestarsi delle persone che popolano queste fasi, ognuno con il suo carattere, ognuno con le sue necessità, ognuno con i suoi comportamenti, e i fattori esogeni che arrivano dall'esterno, la pandemia, la guerra, la crisi energetica, l'infortunio, l'incidente o questo o quell'altro. I fattori esogeni, nel bene e nel male, sono esogeni e di conseguenza difficilmente prevedibili, talvolta non controllabili, con i quali però bisogna fare i conti. Tutti noi facciamo i conti con ciò che è esogeno, no? E quindi la minestra viene fatta con questi ingredienti. Bisogna cercare di cucinarli al meglio. Ecco Simone, adesso per te una doppia domanda. Da una parte la gestione delle risorse umane, quindi come le gestisci e come le affronti in azienda, e dall'altra la gestione degli imprevisti, quindi il problem solving, i problemi in azienda. Che tipo di approccio hai? Ma guarda, allora, le persone credo che siano la componente fondamentale di un'impresa. Le persone fanno le aziende, le persone fanno le imprese, queste aziende e queste imprese producono poi i loro prodotti o erogano i loro servizi. A seconda delle dimensioni dell'impresa o dell'azienda ci vogliono quantità di persone e tipi di persone diverse. L'abilità del manager che siede magari in funzione apicali è quello, come dicevo all'inizio, di sapersi circondare delle persone più giuste, il che non significa dover assumere solamente dei geni della fisica o della matematica, bensì significa riuscire ad attrarre all'interno della propria azienda il miglior professionista per quel singolo ruolo. Cosa non semplice, soprattutto perché, ed è molto vero quello che si legge sui giornali ultimamente, ad oggi l'approccio al lavoro di molte persone è cambiato. Se prima molti, giusto o sbagliato che fosse, non lo giudico, ma molti vivevano per lavorare, oggi quegli stessi lavorano per vivere e di conseguenza il lavoro da ruolo o momento centrale della vita di una persona diventa quasi accessorio, mentre la vita stessa diventa al 100% la centralità, no? Quindi per vita stessa intendo interessi personali, cultura del corpo, della mente, la famiglia, tempo libero, chi più ne ha più ne metta. Quindi lo scenario dopo la pandemia è sicuramente cambiato in questo senso, c'è più consapevolezza probabilmente del volersi godere la vita al di fuori della propria professione, perlomeno in Italia. All'estero magari in alcuni stati è sempre stato così, in Italia però secondo me la situazione era un po' diversa. Detto ciò, quindi trovate le persone giuste, bisogna essere in grado, investire tempo, risorse ed energie per trattenere queste persone all'interno delle organizzazioni, perché attrarre dei talenti che dopo breve se ne vanno è un danno per tutti, è un danno per l'azienda, è un danno per il talento stesso,
Ed è un danno per le due cose, le due entità, per così dire, messe insieme. Perché si perde del tempo. Si perde del tempo. Quindi la persona, per arrivare alla tua domanda, è forse talvolta, purtroppo, data per scontata, soprattutto nel medio-lungo periodo, all'interno di un'organizzazione, ma io credo che debba essere invece sempre considerata come l'elemento a cui ruota tutto attorno. È anche vero che poi da queste persone si devono pretendere delle cose, quindi la concretezza del risultato, l'utilizzo di determinati metodi, come dicevamo prima, l'essere appassionati, no? Alla causa, altrimenti di nuovo quello sprigionare eccellenza che noi auspichiamo all'interno del nostro gruppo, ma che molte altre realtà auspicano all'interno dei loro gruppi, non avviene. La gestione dell'imprevisto credo che ruoti attorno a due elementi, personalmente, penso. Il primo è riuscire ad avere all'interno di un'organizzazione persone che sono in grado di gestire imprevisti di una certa rilevanza, anche da un punto di vista mentale, psicologico. Faccio sempre l'esempio della cena a bordo di una nave, dove magari le persone che sono a cena vedono il comandante correre urlando sui corridoi. Senza nulla sapere di quello che può essere successo, solo questo vedere il comandante che corre urlando su un corridoio di una nave getta nel panico tutti quelli che lo vedono. Se lo stesso comandante, al netto del fatto che nessuno sa che cosa sta succedendo, invece di correre urlando, camminasse come nulla fosse sullo medesimo corridoio, tutte le persone continuerebbero a cenare allegramente. Quindi chi ha ruoli di responsabilità di vario livello all'interno di un'azienda deve per forza essere la persona che dà l'esempio trasmette l'esempio o il messaggio di avere sotto controllo la situazione, qualunque cosa accada, senza farsi prendere dal panico, senza farsi prendere dalla frenesia, perché altrimenti tutta la piramide delle persone che guardano a questo leader o a questo capo immediatamente assumerebbe lo stesso atteggiamento. Avere persone con questa indole, queste capacità, non è scontato, ma è molto importante, soprattutto sui ruoli apicali. Detto questo, l'altro elemento che citavo, secondo me, è quello dell'essere allenati a qualcosa di simile, no? La protezione civile, i vigili del fuoco, cosa fanno per essere pronti nel risolvere fattori esogeni di una certa rilevanza che si prospettano? Fanno le esercitazioni. E allo stesso modo bisognerebbe o si dovrebbe fare all'interno delle aziende, simulando o pensando a scenari di un certo tipo piuttosto che di un altro, anche se questi scenari non si presentano, e pensando anche alle soluzioni. Poi in alcune aziende più strutturate si parla anche di crisis management, no? Però ad esempio nel nostro caso, in un'azienda alimentare dove i nostri vini, i nostri drink tutti i giorni sono bevuti da centinaia di migliaia di persone nel mondo, noi dobbiamo essere pronti qualora si verificasse qualsivoglia accadimento, e per far sì di essere pronti dobbiamo simularlo, pensare a cosa faremmo se questo avvenisse. Allenandosi da un lato e con persone al timone che mantengono il self-control,
i nervi saldi di fronte a qualche cosa possa accadere, quindi prima pensano e poi agiscono e non viceversa, secondo me sono due buoni elementi affinché il fattore esogeno rilevante possa essere perlomeno, non dico controllato, ma gestito. E quindi Simone, arriviamo a un'altra doppia domanda, che è, la prima è che consigli puoi dare ai giovani che vogliono fare carriera in azienda e che vogliono emergere? E dall'altra parte invece, che consigli dai a tutti noi sul mercato attuale, soprattutto sul mercato futuro? Ma guarda, allora, la fedeltà del consumatore o del cliente è uno dei grandi cardini, come dicevi tu, della gestione manageriale e alla fine anche del risultato di un'azienda, qualunque essa sia. Vari studi, varie ricerche dicono che noi come persone scegliamo quelle che sono le nostre marche di riferimento, i nostri prodotti che più ci piacciono, fino ad un'età di circa 30 anni. Da lì in poi siamo più tentati, avendo già operato le nostre scelte, a rimanere fedeli alle scelte fatte. Quindi il reclutamento di nuovi consumatori, a meno che non si parli di prodotti completamente non presenti sul mercato in precedenza o di un livello di innovazione stratosferico, il reclutamento del consumatore per le varie aziende si riesce a fare solitamente fino a che il consumatore stesso compie i 30-35 anni di età. Addirittura ci sono aziende di automobili internazionali, questa è una piccola curiosità, che cercano attraverso dei cartoni animati che vengono trasmessi in determinate reti, soprattutto in America, di reclutare consumatori bambini perché saranno i guidatori poi del futuro. E, detto ciò, dal momento della scelta effettuata al momento della fedeltà ci passa un mondo, per così dire, perché la fedeltà è molto più difficile riuscire a mantenere un consumatore per lunghi anni rispetto a quello di magari reclutarlo nel breve periodo. Si dice anche che un'azienda dovrebbe sempre investire, dovrebbe guardare di più alla fedeltà del consumatore che al reclutamento, cosa che non tutti fanno, e si dice anche appunto che il costo di reclutamento di solito è 3 volte più alto del costo di mantenimento della fedeltà di un consumatore. Tutte cose che vengono lette, si scrivono, vengono lette, ma spesso poi vengono dimenticate, perché si ha sempre la foga di dover aprire tante porte e proprio nell'aprire talvolta eccessive porte si trascurano un po' quelle che c'erano aperte in passato, no? Per mantenere consumatori fedeli, credo che il consumatore non debba essere mai tradito nel senso di soddisfare l'aspettativa del livello di qualità, di eccellenza o di gradimento che il consumatore o il cliente stesso si aspetta. È importante per fare questo essere sul mercato, girare sul mercato per i manager, parlare con il trade, parlare con i consumatori, fare delle ricerche di mercato talvolta con dei panel, sai, questi panel che ci sono di degustazione o di product test che possono essere fatti per mantenere il polso della situazione. Se si tradisce questa aspettativa e non si è focalizzati nel soddisfarla sempre, anche il consumatore fedele se ne va. Perché? Perché in quelle 150 marche di riferimento che ognuno di noi ha, più o meno all'interno della propria vita, alcune rimangono per sempre, altre talvolta proprio per questa disattesa soddisfazione vengono sostituite da concorrenti che sono sempre alla ricerca di reclutare nuovi consumatori. Se noi pensiamo al mercato della
della telefonia o della televisione, della pay TV, quante offerte ci sono per far passare un utente da una compagnia telefonica ad un'altra, tutti i giorni, no? Quante ce ne sono invece per mantenere un utente all'interno della compagnia che lui già ha magari da 15 anni? Pochissime. Qual è il risultato? Che c'è una migrazione continua di gente che per un euro in più o un euro in meno cambia tariffa, cambia telefono. Però quell'industria evidentemente funziona così, non lo so, altrimenti si comporterebbero in modo diverso. Io sono più per il guadagnarmi con il sudore della fronte la mia fetta di consumatori, di clienti, di persone che apprezzano i nostri prodotti e poi stringere solide relazioni con queste persone, anche perché loro stesse possano diventare ambasciatori delle nostre marche, dei nostri brand, dei nostri prodotti sul territorio. Il mondo è immenso. Per quanto si possa pensare di essere bravi, grandi o presenti rispetto alla totalità del mercato, si è sempre minuscoli, secondo me, si è sempre dei granellini di sabbia. E quindi quanti più granellini poi si riescono a contaminare o a coinvolgere, tanto più si ha la possibilità o c'è la speranza di poter raggiungere alcune dimensioni di business che altrimenti non si raggiungerebbero mai. E quindi Simone, arriviamo a un'altra doppia domanda, che la prima è: che consigli puoi dare ai giovani che vogliono fare carriera in azienda e che vogliono emergere? E dall'altra parte invece, che consigli dai a tutti noi sul mercato attuale e soprattutto sul mercato futuro? Quello che vorrei dire ai giovani è, all'interno diciamo del loro sviluppo di carriera, è quello di tenere sempre bene in mente questo fatto. Ognuno di noi ha il diritto, secondo me anche il dovere, di essere felice, anche in ambito lavorativo. Non esiste una legge che obbliga nessuno di noi a lavorare in un determinato luogo o a fare un determinato lavoro. Quindi è fondamentale, credo, per essere felici, riuscire a fare il lavoro che è poi la propria passione o che è quello a cui si è ambito o per cui si è sognato. Trovata questa strada, scelto questo ambito, il coinvolgimento credo che sia totalizzante quasi naturalmente, che questa totalizzazione possa venire quasi in modo naturale. Non sto dicendo che il lavoro non rimane uno sforzo per una persona o un sacrificio, la levataccia, il lungo viaggio, le ore di studio, ma è un sacrificio che si fa senza sentirne il peso. Chi sceglie di percorrere strade che non sono quelle che si sentono intimamente proprie, dal mio punto di vista, credo, rimarrà sempre con una punta di infelicità. E di conseguenza ci saranno un sacco di ostacoli che dovranno essere superati, non con l'entusiasmo, ma talvolta anche con della frustrazione. Io credo che mai come oggi sia necessario alzare la testa dal proprio desk, dalla propria scrivania, per essere parte della nostra contemporaneità ed essere certi che quello che la nostra azienda, che noi facciamo nella nostra azienda, sia quello che serve oggi e che magari servirà domani, lasciando perdere preconcetti, legami magari, legami che poi nella realtà dei fatti non esistono con il passato, pensando ad un mondo sempre più globale, dove le informazioni girano, ad un mondo sempre più internazionale anche come linguaggio, come modo di comportarsi,
senza perdere l'identità locale, ma contestualizzandola in un mondo di riferimento più ampio che va magari oltre confine e rimanendo ed essendo quanto più concreti possibile. Facendo le cose con il sorriso sulle labbra, ma con determinazione, lasciando perdere le cose che non funzionano, senza accanimenti, e focalizzandosi sulle cose che invece si ha la percezione possano, o la convinzione possano funzionare. Questo è un po' i consigli che darei a degli imprenditori, qualora volessero provare questa strada. Quindi grazie Simone Masè, che ricordo essere direttore generale di Lunelli Group e amministratore delegato di Tassoni. E quindi Simone, ti vogliamo ringraziare a nome di tutto il gruppo Evo, di tutti gli imprenditori e manager italiani che vedranno il nostro video e dal quale potranno trarre grandissimi spunti. Grazie a tutti e seguiteci per la prossima intervista.